Buongiorno a tutti e benvenuti qua a Bari in occasione del quarto appuntamento dell'Assemblea Nazionale Movimento Amici di Tutti Zero. Quindi dopo Napoli, Roma e Firenze siamo qui a Bari. Qualche ringraziamento prima di cominciare al Presidente Emiliano, al Professor Enzo Di Salvatore che è qui con noi, e al gruppo Ecologica che ha permesso la nostra presenza qui oggi in questo luogo. Grazie anche alle associazioni che hanno aderito, Decambiente, Slow Food, Fare Verde e ISDE. Quindi cominciamo con il saluto di Agostino Di Ciaura, che purtroppo non è potuto essere presente, leggerà un messaggio a Francesco Gardella. Referente regionale del ISDE, che molti di voi conoscono, medico, ricercatore, mi ha incaricato di leggere questa lettera di scuse per non essere presente qui oggi a presenziare questa assemblea. Carissimi, mi dispiace moltissimo non avere la possibilità di essere oggi con voi a causa di un importante impegno assunto molto prima dell'organizzazione di questo evento. Ringrazio gli organizzatori per avermi comunque dato la possibilità di salutarvi. L'Atlante italiano dei conflitti ambientali e l'ultimo rapporto del NIMBY Forum documentano la presenza in tutto il paese di numerosissimi conflitti tra forme di politica e di imprenditoria non sostenibile e comunità locali che cercano di far valere i più elementari diritti sanciti dalla Costituzione, primi fra tutti quello alla salute, articolo 32, e quello di percorrere strade di sviluppo costruite su forme di imprenditoria che favoriscano l'occupazione senza creare danno all'ambiente e alla salute, articolo 41. Le stesse fonti mostrano chiaramente che i conflitti più frequenti sono quelli causati da inadeguate proposte di gestione dei rifiuti, prevalentemente orientate alla discarica o all'incenerimento nelle sue varie forme. L'attivismo della rete Zero Waste è stato e continua ad essere ovunque testimone di strumenti innovativi e di esempi concreti di riduzione della produzione di rifiuti, di riciclo, riuso, recupero di materia e coinvolgimento virtuoso delle comunità locali, della politica e dell'imprenditoria attraverso sperimentati canali di partecipazione in grado di generare benefici per chiunque li abbia utilizzati. ISDE Italia, come sapete, si occupa da decenni anche di gestione dei rifiuti, perché gestione inadeguata dei rifiuti significa grave danno sanitario, nella maggior parte dei casi irreversibile. A novembre 2015 ho pubblicato sulla rivista internazionale uno studio condotto sugli oltre 700.000 pugliesi costretti a vivere in prossimità di una discarica, dimostrando che queste persone hanno un aumentato rischio di cancro dello stomaco, patologia che si somma a parecchie altre evidenze precedenti. Molto più numerosi e in progressiva crescita sono gli studi che documentano con chiarezza, in Italia e all'estero, i danni sanitari subiti da chi vive in prossimità di un inceneritore, anche se di ultima generazione, o di impianti adattati alla combustione dei rifiuti come i cementifici. Non abbiamo bisogno di ulteriori dimostrazioni scientifiche per sostenere con forza la necessità di abbandonare definitivamente queste pessime ed arcaiche pratiche. Vivere in territori inquinati ed essere esposti a rischi sanitari derivanti da sostanze tossiche presenti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel cibo a causa della combustione dei rifiuti o del loro deposito è di fatto un'intollerabile ed ingiusta forma di discriminazione ambientale e sanitaria che colpisce le comunità interessate. Sappiamo oggi con certezza
che favorire modalità alternative e sostenibili di gestione dei rifiuti significa evitare incrementi di rischio per malformazioni congenite, alterazioni della gravidanza, nascite pretermine, aborti spontanei, tumori maligni e numerose altre patologie non neoplastiche, acute e croniche, in qualunque fascia di età. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un recentissimo rapporto sui danni sanitari da cause ambientali, ha ricordato come queste siano morti e malattie oggi molto frequenti, ma assolutamente evitabili, con specifici cambiamenti di rotta. Deve dunque essere considerato un obbligo morale ed etico, prima ancora che politico ed economico, fare il possibile per raggiungere questo obiettivo. Sono questi i motivi che giustificano l'entusiasmo per i buoni risultati che alcune regioni stanno raggiungendo, soprattutto grazie al costante e tenace lavoro dell'attivismo delle buone pratiche. Sappiamo tutti che abbiamo ancora molta strada da percorrere, soprattutto sul fronte normativo, anche in considerazione delle non favorevoli tendenze della recente politica nazionale, delle quali lo Sblocca Italia è l'esempio più eclatante e più preoccupante. D'altra parte, stiamo anche sperimentando l'apertura di favorevoli canali locali di comunicazione a livello istituzionale e in alcune regioni, per la prima volta, c'è la sensazione di concrete possibilità di interazione e di cambiamento. Spesso queste possibilità si aprono solo per processi inevitabili, a causa dello schiacciamento della politica locale contro il muro di confine raggiunto dalle insostenibili pratiche del passato. A queste difficoltà di politici e amministratori, noi siamo oggi in grado di rispondere con evidenze scientifiche, proposte tecniche, competenza ed esempi concreti che mostrano con chiarezza alternative sperimentate che convengono a tutti, alle comunità, alle istituzioni, a forme di imprenditoria sostenibile. La forza della rete, l'entusiasmo e la passione di una cittadinanza attiva sempre più motivata e numerosa a livello locale, nazionale ed internazionale sono elementi che hanno innescato un positivo processo evolutivo che ritengo ormai irreversibile. Non ci resta altra possibilità che andare avanti. Auguro a tutti buon lavoro. Un abbraccio riusato, riciclato, recuperato e circolare. Alla fine, ciao. Grazie a Demostino. Professor Enzo Di Salvatore, prego. Grazie intanto di questo invito che mi dà l'occasione di così chiarire alcuni aspetti del referendum, anche se sicuramente saprete di cosa si tratta, perché finalmente se ne sta parlando, peraltro non fosse altro perché fino a poco tempo fa effettivamente c'è stato, diciamo, un silenzio da parte dei mass media e poi un certo atteggiamento anche del governo non ha aiutato, visto che ha fatto di tutto durante questo cammino referendario per boicottarlo, intanto fissando già alla data del 17 aprile il nostro appuntamento referendario, e mai nella storia della Repubblica dei referendum di questo paese si è andato al voto al 17 aprile. Solo due volte si è votato in aprile, e però solo cinque volte si è votato su un giorno soltanto, quindi mettendo assieme le due cose, diciamo 17 aprile un giorno soltanto, certo non ci aiuta. Ma questo, a mio avviso, non deve farci scoraggiare, anche perché i sondaggi recentemente effettuati, non pubblicati, non diffusi, diciamo, vedono la quota di partecipazione degli italiani crescere significativamente. Quindi, diciamo, dovremmo stare più o meno, diciamo, al 40%, almeno volendo mantenerci ottimisti, e a 9-8-9 giorni del voto. Di cosa si tratta e perché siamo arrivati a questo referendum? In realtà la questione nasce nel 2012, quando il coordinamento nazionale notrice si costituisce a Pisticciscaro, un simbolo appunto della storia petrolifera del nostro paese,
E in quel momento il governo Monti aveva adottato il decreto, il decreto sviluppo, con il quale aveva deciso di, contraddittoriamente però, di estendere la tutela del mare territoriale portandola dalle 5 miglia marine alle 12 miglia marine. Perché questo? Perché nel 2010 c'era stato appunto il disastro nel Golfo del Messico, era intervenuto il governo Berlusconi, con una modifica al codice dell'ambiente aveva deciso di proteggere il mare territoriale, ma fino alle 5 miglia marine, non consentendo più che si potesse chiedere o estrarre petrolio. Questo non riguardava il gas. 2012, però nel frattempo aveva anche bloccato tutti i procedimenti che interessavano quelle 5 miglia marine e che erano stati già avviati, tra questi il grande progetto petrolifero abruzzese Ombrina Mare, prima della Mengol Gas, poi diciamo subentrata la Rockhopper in quella richiesta di concessione. E 2012 invece interviene il governo Monti, cosa fa? Estende la tutela alle 12 miglia marine, dice che questo debba interessare gas e petrolio, quindi non soltanto petrolio, ma allo stesso tempo ritiene di dover sbloccare tutto quello che era stato bloccato dal governo Berlusconi, cioè tutti i procedimenti vengono riavviati, 27 procedimenti. Tra questi riparte Ombrina Mare, che è un po' il simbolo di questa battaglia, ma per quale ragione? Perché Ombrina Mare è un grande progetto petrolifero che la Rockhopper avrebbe voluto realizzare ad appena 6 km, non miglia marine, chilometri dalla costa, cioè da uno dei tratti di costa più belli che abbiamo in Abruzzo. Dal 2001 lì si attende ancora l'istituzione del parco nazionale, che dovrebbe divenire il più grande parco nazionale costiero, e però per vari motivi dal 2001 non si è ancora realizzato questo parco. Quindi iniziano da un lato le manifestazioni fino all'ultima dell'anno scorso a Lanciano, che ha visto sfilare nelle vie del centro circa 60.000 persone per manifestare contro la realizzazione di questo progetto. Ebbene, nel 2012, quando il decreto di Monti, ripeto, contraddittoriamente conteneva quelle misure, perché, come dire, per il futuro ci sono, si legge nella relazione illustrativa al decreto, gravi ragioni di carattere ambientale che hanno convinto il governo a proteggere le 12 miglia marine, ma per quello che ancora non è passato, cioè per tutti i procedimenti in corso, queste gravi ragioni di carattere ambientale, dice il governo, non ci sarebbero. Quindi la prima cosa che viene fatta dal coordinamento nazionale Notarile è quella di chiedere ai senatori della Repubblica, allora, di non convertire in legge il decreto. Tuttavia il governo pone la questione di fiducia sul decreto e quindi viene convertito. Si chiude poi la legislatura, se ne apre un'altra, la prima cosa che viene fatta in Parlamento è presentare da parte del Partito Democratico, cioè esattamente da parte del relatore di minoranza di quel decreto, un progetto di legge perché vengano arrestati i procedimenti entro le 12 miglia marine. Quasi tutte le forze politiche hanno presentato il loro progetto di legge per cercare di modificare quella misura del governo Monti, ma con un nulla di fatto. Quindi ormai siamo al 2014, il governo ha chiaro quale sia la strada che il nostro paese dovrebbe, a suo parere, intraprendere, cerca di dare attuazione a quella che è la strategia energetica nazionale che aveva varato Monti prima che la sia, e adotta il decreto Sblocca Italia, che contiene appunto alcune misure dedicate al rilancio delle attività petrolifere, cioè il senso è bisogna far presto, bisogna assolutamente rilanciare questo tipo di attività, quindi snelliamo i procedimenti, evitiamo che le regioni, gli enti locali vi partecipino. Quindi siamo ormai al 2014, maggio 2015, il procedimento Ombrina Mare è ormai in dirittura d'arrivo, ma questo lo si capisce non perché il Ministero dello Sviluppo Economico lo annunci, ma perché sul sito, sulla page della Rockhopper, è quello che la Rockhopper dice ai suoi investitori: tranquilli, il procedimento si sta concludendo, entro dicembre arriverà la concessione. Ecco perché il coordinamento Rotriv si allarma e quindi ritiene che la strada per fermare quella misura del decreto Monti e anche quei progetti di legge che ormai sono insabbiati di fatto nel Parlamento non sia ormai più praticabile. Quindi l'unica arma che in quel momento c'è, se davvero, cioè davvero per fermare questi 27 procedimenti, è un referendum. Questa è la ragione per cui siamo andati al referendum. Ma di qui la proposta alle grandi organizzazioni non governative, che però lasciano cadere nel vuoto questa proposta, non la raccolgono perché ritengono che i tempi siano stretti perché la proposta venga depositata entro il 30 settembre con la raccolta consueta delle 500.000 firme presso l'ufficio centrale, presso la Corte di Cassazione.
Ci prova il movimento di Civati, ma in realtà non vi riesce perché in appena 2-3 mesi riesce a raccogliere solo 350.000 firme. Allora siamo ormai a settembre, cerchiamo di praticare l'altra strada che la Costituzione ci indica, cioè oltre la possibilità di raccogliere 500.000 firme c'è anche la possibilità che almeno 5 consigli regionali, deliberando maggioranza assoluta, richiedano il referendum. E così è, cioè in appena 15 giorni, non 5, bensì il doppio di quello che richiede la Costituzione come minimo, cioè 10 consigli regionali votando quasi sempre all'unanimità, fanno propria la proposta referendaria che contiene 6 quesiti, conteneva 6 quesiti. Il fatto che abbiano deliberato quasi sempre all'unanimità dimostra che la questione fosse assolutamente sentita in modo trasversale da tutte le forze politiche presenti nelle assemblee regionali. 6 quesiti perché? Perché la questione riguardava innanzitutto le 12 miglia marine, ma poi c'erano state alcune regioni del nord Italia che espressamente, insieme alla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative, avevano chiesto qualcosa per loro. Quindi qui l'idea è forse per far andare in porto, diciamo, la proposta, bisogna che anche loro abbiano interesse a deliberare. Soprattutto, quindi, la questione sulla quale abbiamo puntato è quella della partecipazione, ovviamente. Perché in questo modo l'obiettivo era coinvolgere il maggior numero di regioni possibile. E quindi questo pacchetto referendario, questi 6 quesiti, in realtà conteneva 2 direttrici di fondo. Cioè, da un lato, la questione era la democrazia, perché contrariamente a quanto aveva fatto il decreto Sblocca Italia, l'idea era quella di consentire che i territori, le collettività regionali e locali potessero partecipare, visto che si sarebbero trovati a subire la realizzazione di quei progetti. Qui il decreto era stato chiaro, buttava fuori enti locali e regioni, per cui si è tentato attraverso 3 quesiti di recuperare la partecipazione delle regioni e degli enti locali. E dall'altro, quindi la prima questione era la democrazia, la seconda questione invece diamo un ordine a questa materia, a questo settore, perché dal 1927, almeno questo è il mio parere, il settore è preda della legge della giungla, perché noi in Italia possiamo praticamente chiedere le strade ovunque, ora dentro le 12 miglia marine questo non è possibile, ma in realtà potenzialmente è possibile ovunque, tant'è vero che avevo seguito il caso di un pozzo che, esplorativo che voleva essere realizzato a poche un centinaio di metri dal centro di Foggia, o un altro caso riguardava la richiesta di poter trivellare in Val di Noto presso un sito, in un sito archeologico. Ecco, quindi questo perché accade? Perché è chiaro che c'è un po' il principio della valanga, cioè quando si inizia poi, no, se le società petrolifere trovano terreno fertile, chiedono finché qualcuno non dica loro no, fermati. E quindi questo era diciamo il senso dei 6 quesiti. Il primo, diciamo, riguardava un fatto non di poco conto, cioè la dichiarazione di strategicità di tutte le opere, che dichiarare strategiche le opere non è senza conseguenze dal punto di vista giuridico. E poi c'era soprattutto una norma che davvero faceva rizzare i capelli, perché diceva, contenuta da una Sblocca Italia, che le società petrolifere avrebbero potuto chiedere già in fase di ricerca il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni del privato. Cioè questo è normale quando si tratti di concessione, perché è chiaro che se una petrolifera deve estrarre ha bisogno che un terreno dove ha trovato il giacimento, ha scoperto il giacimento, sia espropriato, ma questo avviene per piccole porzioni territoriali. Invece la ricerca si svolge su centinaia di chilometri quadrati, fino a 750 chilometri quadrati. Addirittura abbiamo un caso nel mare però, di una società straniera, la Spectrum Geo, che ha chiesto di poter cercare per circa 30.000 km quadrati di mare Adriatico, e al momento abbiamo un ricorso pendente dinanzi al TAR. A maggio vediamo cosa stabilirà il TAR, che è una cosa folle, perché il limite di legge è 750 km quadrati, invece la Spectrum Geo ha persino chiesto... Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Non c'è come di andare... La Spectrum Geo ha chiesto di poter cercare gas e petrolio per 30.000 km quadrati. Quindi superando i limiti di legge, perché il limite previsto è 750 km quadrati. Qui stiamo parlando di un tratto di mare che parte dall'Emilia Romagna e arriva fino alla Puglia. Quindi per dire come siano spregiudicate appunto le multinazionali, chiedono, se noi ovviamente corrispondiamo a questa richiesta, buon per loro, no?
E quindi dicevo, il vincolo per ordinato risposta, questo era un problema obiettivamente, e anche qui, quindi uno dei quesiti referendari conteneva esattamente questo, cioè cancellate, chiediamo di cancellare il vincolo per ordinato risproprio già a partire dalla fase della ricerca, perché questo avrebbe comportato che per 6 anni almeno la proprietà del privato risultasse gravata da questo vincolo, anche dal punto di vista dell'identificabilità, cioè a quel punto il proprietario privato avrebbe dovuto attendere i 6 anni sperando che nessuno chiedesse l'espropriazione per pubblica utilità. E poi c'era una norma, che era una norma di civiltà, che conteneva la previsione di un piano, cioè a dire, proprio la seconda ragione di cui vi ho detto, cioè mettiamo ordine a questo settore, visto che c'è la legge della giungla, cosa c'è di male nel dire pianifichiamo, mettiamoci d'accordo, sediamoci intorno a un tavolo. L'Italia non è fatta tutta allo stesso modo, perché ci sono aree di interesse naturalistico, interessate all'agricoltura di pregio, a medio rischio, alto rischio sismico, anche aree fortemente antropizzate, dove insiste la maggior parte delle richieste. Di qui quindi l'idea è: rendiamo effettivo questo piano, che era stato previsto in fase di conversione dello sblocco Italia. Lo aveva questa brillante intuizione, l'aveva avuta un deputato campano. E qual era l'idea? Era quella innanzitutto di dire, fin tanto che il governo non predisponga questo piano, non si potrà rilasciare più nessun titolo in Italia, nessun permesso, nessuna concessione, innanzitutto. Seconda questione è, però, l'elaborazione del piano non può essere prerogativa assoluta dell'esecutivo, cioè essendo materia governo del territorio, quindi sostanzialmente urbanistica, la pianificazione, occorre che vi partecipino anche le regioni e gli enti locali. Ebbene, questo era il senso di quel quesito referendario, ma la legge di stabilità, ecco, qui siamo ormai a dicembre, interviene la legge di stabilità e il governo propone un maxi emendamento volto a modificare i 6 quesiti referendari. Cosa accade? 3 quesiti vengono modificati nel senso auspicato dalle regioni, stiamo ancora parlando di 10 regioni, poi diventeranno 9, però 3 lasciano assolutamente insoddisfatte le regioni. Perché? Perché le regioni ritengono che il governo abbia, attraverso quella proposta, eluso la proposta referendaria. E mi riferisco alla durata dei titoli su terraferma e oltre 12 miglia marine, mi riferisco alla norma sul piano, perché il governo con un tratto di penna fa saltare la norma di civiltà che conteneva il piano, e le 12 miglia marine. Ma perché? Perché erano stati chiusi i procedimenti in corso, i 27 di cui dicevo, e quindi anche Ombrina Mare. Ma nel frattempo il governo aveva prorogato sine die, cioè senza scadenza alcuna, tutte le concessioni che c'erano dentro le 12 miglia marine. E questo, secondo la Cassazione, c'è stata poi l'ordinanza della Cassazione, la sentenza della Corte Costituzionale, sicuramente era elusiva della proposta referendaria sulle 12 miglia marine. Sulle altre 2 questioni, il piano delle aree, la durata del titolo in terraferma e oltre le 12 miglia marine, invece cosa è accaduto? 6 regioni su 9 hanno trascinato in giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale il Parlamento e la Cassazione. Qui mi permetto di precisare una cosa, che la Corte Costituzionale, rispetto di quanto si legga sui giornali e si ascolti in TV, non ha mai bocciato i quesiti referendari. La Corte semplicemente si è fermata un attimo prima, nel senso che non è entrata nel merito delle questioni, ma ha semplicemente sostenuto che i delegati regionali, cioè le regioni, non fossero in un vizio di procedimento, il procedimento per così dire, non fossero sufficientemente legittimati. Punto. Noi non sapremo mai se su quei 2 quesiti vi sia stata o no l'elusione. Ora, detto questo, di cosa si tratta? Si tratta, quindi, è rimasto un quesito, di decidere se, appunto, tutti i titoli, attenzione, non soltanto le concessioni, anche i permessi di ricerca, cioè i 12 permessi di ricerca, le 45 concessioni, le 135 piattaforme, che al momento vi sono entro le 12 miglia marine, devono andare a scadenza naturale. Cioè, dopodiché, basta, questo è il senso. Dall'altro lato, votando no, invece si consente che questa durata, queste concessioni, non abbiano scadenza alcuna. Quindi, come dice la Corte Nazionale, il quesito è chiaro, univoco e non presenta alcuna ambiguità. E l'elettore è posto dinanzi a un'alternativa secca. Quali sono, 2 minuti ancora e poi cedo la parola al Presidente, quali sono le obiezioni che però vengono mosse a questo referendum? Io personalmente non ne trovo nessuna che sia realmente convincente. Qui mi sembra che, diciamo, il dibattito si stia allargando su altro,
ma non perché siamo noi a volerlo allargare su altro, perché noi restiamo al merito del quesito, il problema è che ci portano fuori strada, spostano l'attenzione su questioni che sono assolutamente conseguenziali alla questione petrolifera. Cioè, mi spiego, si tira in ballo per esempio il fabbisogno energetico nazionale, si tira in ballo la questione dei posti di lavoro, si tira in ballo anzi addirittura la questione della tutela ambientale, dicendo che siamo noi che in realtà mettiamo a rischio l'ambiente, non coloro che ritengono di dover estrarre fino in fondo. Con quali argomentazioni? Beh, per esempio il fabbisogno energetico nazionale si dice, se noi rinunciamo a quel gas e quel petrolio che già esiste, saremo costretti a importare da fuori quel gas e quel petrolio. Addirittura gli amici della terra, che infatti sono a questo punto amici della terra, basta però, gli amici della terra sostengono, ma se noi rinunciamo al gas, ci sarà un via vai di petroliere, di gassiere, che intaseranno quindi i nostri mari, e siccome le piattaforme sono realmente controllate, ma non lo sono allo stesso modo le petroliere, beh, allora siamo noi gli ambientalisti e voi no. Tanto il gas non viaggia con le petroliere, perché il gas viaggia con i gasdotti, solo il 7% viaggia con gassiere sotto forma di gas liquefatto, il resto no. Ma dopodiché la domanda è, scusa, ma qual è l'incidenza di quel fabbisogno energetico nazionale sull'esigenza nostra? Cioè, o meglio, mi spiego, quanto gas e quanto petrolio c'è innanzitutto ancora da estrarre, seconda questione, ma quanto incide sul fabbisogno? Perché io devo compensare con importazioni quello rispetto al quale, diciamo così, andremo a rinunciare, no? Allora, so i dati che da non WWF, Greenpeace o Lega Ambiente, l'Unione Petrolifera, non voglio neppure prendere in considerazione i dati del Ministero dello Sviluppo Economico, che sono molto più bassi, l'ho visto due giorni fa, addirittura 7-10%. No, restiamo ai dati dell'Unione Petrolifera. L'Unione Petrolifera dice che la produzione in Italia tutta di gas terraferma 12 miglia e oltre 12 miglia marine, cioè l'incidenza di questa produzione nazionale, è pari per il gas all'11,5% e il petrolio al 10,1%. La domanda è, sì, ma in relazione alle 12 miglia marine, qual è questa incidenza? Per il petrolio 0,8%, per il gas 2,7%. Quindi noi di che cosa stiamo parlando? Semmai rinunceremmo a quello 0,8% e a quel 2,7%, il che non vuol dire necessariamente importare. E se mai dovesse esserci un'importazione, un via vai di navi petroliere, lo sarà per quello 0,8%. Dopodiché, però, osservo agli amici della terra, come mai non si stracciano le vesti per la questione delle esportazioni? Perché io vorrei ricordare che il giacimento del Parossa, che sarà il più grande giacimento su terraferma, il greggio estratto lì non viene utilizzato per la nostra produzione nazionale. Cioè, se c'è un problema di fabbisogno energetico nazionale, mi chiedo, ma come mai altrettanto non si dica, per esempio, per un giacimento come Tempa Rossa, il greggio estratto lì verrà inviato a Taranto, movimentato, stoccato, dopodiché viaggerà per la Turchia. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire, una cosa semplice, incremento ogni anno di unità navali pari a 90, ogni anno ci sarà 90 petroliere in più dentro il Golfo di Taranto, ma qui non si dice niente. Quindi è così, il progetto lo dice lei, non è quello di voi. Quindi vuol dire che dovrebbe valere anche, diciamo, il ragionamento dovrebbe valere anche al contrario, anche per le esportazioni, e qui non si dice niente. Posti di lavoro, anche qui, vado veramente velocemente così. Posti di lavoro, qui non si capisce quali siano le fonti e quali siano i numeri. Noi siamo partiti con, si perderanno, se passerà il sì, 2.500 posti di lavoro, l'ha sostenuto il comitato Votano a novembre. 5.000 posti di lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico, più di 10.000 posti di lavoro, Miceli. 10.000 posti di lavoro, dei quali 7.000 nel Ravennate, il Ministro dell'Ambiente. 10.000 posti di lavoro diretti e 20.000 nell'indotto, Borghini, comitato ottimista e razionale. 130.000 posti di lavoro, Sapelli. Siamo arrivati con Carollo, che ha dichiarato che si perderanno oltre 130.000 posti di lavoro, cito tra virgolette, addetti di alto profilo professionale legati all'attività di produzione di idrocarburi, di cui 32.000 per l'attività svolta in Italia e 100.000 nelle attività che le stesse imprese svolgono all'estero. Quindi noi saremo responsabili anche dei posti di lavoro che si perderanno all'estero, mi pare di capire. Oh, allora, però di tutto questo però non è fornito uno straccio di fonte, perché la domanda che tutti noi poniamo, ma qual è la vostra fonte? La risposta non c'è. Stiamo dando i numeri. Io mi sono accorto che, per esempio, si sono persi soltanto dal Venerdì Santo alla Pasqua
5.000 posti di lavoro. Perché siamo passati da un dato. Che sono venerdì anche picchi di 130.000. Sì, 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 oltre, no? Siamo già a 130.000. Delle giornate più... Ogni giorno cresce, più se ci riferendo più di 100.000 posti di lavoro. No, allora, io ho trovato l'unico documento disponibile, che non è Greenpeace, non è, però non è pure il Ministero, lo ha fornito Nomis Energia e ripreso dal sito della Regione Emilia Romagna. Però siamo nel 2010, anche questo dato mi sembra. Comunque, giusto per dire, no? 34.000 dichiara Nomis Energia e tra, attenzione, diretti e indotto, terraferma 12 miglia e oltre 12 miglia marine, per tutto la stream in Italia conterebbe nel 2010 34.000 persone occupate. Però, precisazione, le persone impiegate direttamente in questo tipo di attività sono pochissime. Se avessimo realizzato il progetto Ombrina Mare sarebbero state impiegate appena 24 persone, perché noi non stiamo parlando dell'IKEA che apre, non so, a Lanciano, no? Per cui tutti fanno la loro richiesta, la domanda, venite a lavorare. No, stiamo parlando di manodopera specializzata. E se perdessimo quelle poche centinaia o migliaia che sono impiegate, a parte non le perderemo noi, essendo manodopera specializzata, è chiaro che lei, lavorando in tutto il mondo, le impiegherebbe, non rinuncerebbe a quella manodopera. Quindi questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, stiamo parlando del 2010. Noi in realtà il settore è fortemente in crisi, è il settore petrolifero che è in crisi, tant'è vero che il Sole 24 Ore titolava appena due settimane fa, perse nel solo la Vennate 900 posti di lavoro negli ultimi 6 mesi, e questo non è colpa del referendum, visto che ancora non si è celebrato. Quindi, per dire, dopodiché aggiungo e davvero chiudo, ma quanti sono i posti di lavoro che si sono persi per esempio nelle rinnovabili? Dati GSE, negli ultimi 3 anni 117.000. Qui non si è stracciato nessuno le vesti, mi pare. Quando le raffinerie chiudono, nessuno si straccia le vesti se vengono licenziate da parte di società petrolifere gli occupati. Quando, per esempio, anche questa è la domanda che andrebbe posta, ma quando la società petrolifera rinuncia ai titoli, spontaneamente, unilateralmente, cioè dice, non mi conviene. Noi possiamo anche essere d'accordo sul fatto che la Petroselti sia andata via dalle Tremiti, ma nessuno ha chiesto, scusa Ministero, ma non è detto che questo è di pubblica utilità realizzare e investire in questo settore? E tu lasci andare via così la società petrolifera? È evidente che allora siamo in balia di una decisione che non è la nostra, perché la ragione per cui noi diamo in concessione qualcosa è perché ci deve tornare utile. Cioè la legge prevede che sulla base della concessione le società petrolifere non abbiano solo diritti, ma abbiano anche degli obblighi. Tanto è vero che se rinunciano facilmente al titolo ci sono anche delle sanzioni penali. Questo per dire che la valutazione e la composizione degli interessi tra quello che a noi torna utile e quello che invece muove, l'unica ragione che muove le società, anche soprattutto le nazioni straniere da venire qui, non è creare posti di lavoro, corrispondere al fabbisogno energetico nazionale. Oggi leggevo il comunicato dell'ENI, ma noi abbiamo come obiettivo la tutela dell'ambiente. Quindi ora si è aggiunto il terzo elemento, quindi mi pare di capire che le società petrolifere chiedono di poter estrarre perché devono creare posti di lavoro, devono corrispondere al fabbisogno energetico nazionale, e soprattutto, siccome noi siamo così cattivi nella tutela dell'ambiente, loro vengono qui per tutelarci l'ambiente. Dopodiché nessuno gli dice scusa, forse quello che muove il mondo in questo caso è il profitto, ma è normale perché è attività di impresa. Quindi non possono dirci che il problema è lavoro, ambiente e soprattutto fabbisogno energetico nazionale, anche perché con la concessione, dico questo è davvero chiudo, la concessione, vorrei chiarirlo una volta per tutti, non a voi ma insomma a chi lo sostiene in questi giorni, noi non siamo ai tempi di Mattei, qui c'è libero mercato, tutto quello che è estratto appartiene al 100% a chi lo estrae. Quindi il fabbisogno energetico nazionale non c'entra niente, perché comprare per quello che viene estratto nel 12 miglio, o comprare in Libia, o comprare in Russia, è esattamente la stessa cosa, cioè bisogna comprarlo, perché le risorse energetiche sono un bene comune, ma fin tanto che non vengano estratte. Ma una volta che viene dato l'atto di concessione, con l'atto di concessione io, Stato, immetto le società petrolifere nella proprietà di ciò che viene estratto. E quindi posso rivendertelo, posso comprarlo. Cioè questa è la logica del movimento. E allora, quindi questi sono esattamente falsi argomenti. Detto questo, e vi taccio, ovviamente, diciamo, 17 aprile, delle questioni, su un giorno solo, appunto non 2 giorni, non ci aiuta molto, ma questo secondo me non deve farci assolutamente strappare i capelli, perché credo che ce la faremo. Ti ringrazio. Due domande. Velocissime, perché sono dei dubbi che abbiamo, sono del Comitato Referendario di Napoli, abbiamo due dubbi. Il titolo della concessione
nel momento in cui ha la scadenza, quindi 30 più 10 più 5, sì, impone, secondo me, secondo il principio chi inquina paga, è comunque di rimettere in pristino il sito. Se invece non c'è la scadenza della concessione, lo stesso... Lo spieghi? Sì, no, diciamo l'epilogo può essere di diverso tipo. Innanzitutto potrebbe, finché c'è una goccia sola di petrolio non c'è questo obbligo, perché il giacimento stradale è ancora utile. Quindi te lo puoi tenere quanto vuoi. Poi soprattutto c'è un'altra questione, sono andato a rivedermi la legge, ma non c'è una scadenza entro la quale bisogna effettuare il ripristino. Cioè semplicemente puoi lasciarlo lì, come lo dovrai fare, ma non è detto, anche qualora è estratto con l'ultima goccia non c'è un obbligo. Quindi noi potremmo tenerci la ferraglia, diciamo, in mare, stiamo parlando di impianti di 45-50 anni fa, finché lo vorrà messo da petrolifera, anche perché dismettere costa tantissimo. E soprattutto, giusto perché aggiungo, permettetemi, c'è una azienda che lavora nell'Arenate, si chiama Cosmi, che ha dovuto licenziare o mettere tutti in cassa integrazione i suoi dipendenti, che è specializzata anche in attività di dismissione. Loro sono, in questo caso, sono tornati a casa perché non stanno lavorando. Quindi, semmai, anche questo potrebbe essere un impiego esattamente di quella manodopera per l'attività, e quindi questo prevede lavoro. La seconda domanda, no, proprio un secondo. Sì. Il signor Tabarelli fa parte di Nomisma Energia, sì, ma la Nomisma Energia è partecipata dalla Nomisma SPA, sì, e quindi da tutta quella serie di 47 petrolieri, sì, impregilo, sì, costruttori, sì, di impianti, eccetera, eccetera. È così? Grazie. La domanda è la risposta. grazie, Enzo Di Salvatore. Grazie al Presidente Emiliano per essere qui tra noi oggi. Penso che ci parlerà sia un po' di livello, ma anche di rifiuti. Buongiorno a tutti. Ovviamente per economizzare anche il vostro tempo, io sulle trivelle voglio dirvi solo poche cose, anche perché abbiamo più che altro da tentare di alzare il numero di persone che andranno a votare. Devo dire, la questione tecnico-giuridica a un certo punto mi ha completamente preso e affascinato, quindi mi sto divertendo moltissimo a studiare diritto minerario e, diciamo, e devo anche dire che nella direzione del Partito Democratico, nella quale ho improvvisamente introdotto questa materia, ho capito che praticamente nessuno aveva minimamente toccato pagina, come si dice, non toccato libro, anzi si diceva una volta. Non l'hanno studiato? No, ed erano sinceramente stupiti da quello che gli dicevo, compreso il Presidente del Consiglio, che a un certo punto ha chiesto al, diciamo, al leader del movimento dei petrolieri interno al governo, che è il sottosegretario De Vincenti, ha chiesto un intervento. De Vincenti ovviamente mi ha immediatamente invitato a studiare, e ha fatto bene, perché devo dire che più studi e più scopri cose interessanti, perché si tratta di una materia scritta quasi totalmente dai petrolieri, quindi contiene al suo interno, perché questa lobby dei petrolieri è inserita nel MISE da tempo, e credo che la gran parte dello Sblocca Italia, che io non ho mai contestato complessivamente, ma mi sono limitato a vederne e a conoscerne i suoi effetti, la gran parte delle norme chiave dello Sblocca Italia riguarda proprio questa materia, ma non me ne ero accorto. Cioè, quando si mettono insieme gli scavi di Pompei, e ammesso che lo Sblocca Italia si applichi agli scavi di Pompei, onestamente questa cosa non l'ho studiata, quindi non la voglio, però mi pare che sia stato detto, no? All'interno del discorso. C'è da capire com'è possibile che le norme vengano scritte con questa dovizia di riconoscimento ad interessi particolari. Questo è il punto, dal punto di vista politico e del processo legislativo, anche perché adesso esiste questo particolare reato che prima non esisteva, il traffico di influenze illecite, che consente, prima non era possibile, guardate, era una cosa incredibile, cioè se io ti davo dei soldi per adottare un atto amministrativo, diciamo, conforme alla legge o contro la legge, questo era corruzione o vari reati. Se invece ti davo dei soldi perché tu in Parlamento approvassi una legge, questa in sé per sé non era un reato,
perché il procedimento legislativo non è un atto amministrativo e quindi non rientrava nella nozione di reati contro la pubblica amministrazione. Adesso questo reato consente però di punire le condotte di coloro che fanno lobbying in modo illecito. Per certi versi richiede la immediata adozione di una norma per definire che cos'è il lobbying regolare, legittimo, e che cos'è il lobbying illegittimo. Ed è, credo, la battaglia che dovremo immediatamente dopo questo referendum iniziare, perché è intollerabile che qualcuno venga a parlare con il Presidente della Regione e per esempio nella veste di Senatore della Repubblica, quando in realtà, o di esponente del Governo, quando in realtà ha delle compartecipazioni con interessi specifici e quindi ha il doppio ruolo, è un soggetto decisore politico ma è anche un lobbista, e questa cosa credo sia illecita o debba diventare illecita, perché non è possibile che i due ruoli coincidano. E soprattutto bisogna che quando uno entra in un ufficio pubblico per parlare con un dirigente abbia un cartellino dove c'è scritto: sono un lobbista della detta società e vengo con una domanda scritta a chiedere di parlare con Tizio perché devo illustrare un nuovo brevetto che abbiamo trovato e che potrebbe essere utile considerare nella procedura legislativa del futuro. Questa attività non c'è niente di male, ma va dichiarata, e i ruoli non possono essere confusi, e soprattutto il lobbista non può essere un politico e non può essere un imprenditore, cioè non può essere il soggetto che poi dopo, anche approfittando diciamo di altre relazioni con ministri, partecipa alle gare o confonde il proprio ruolo. Devo dire che questa regola sarebbe utilissima anche per i rifiuti, perché potete immaginare che tutti i luoghi dove ci sono business di questo genere fanno o scatenano gli appetiti di questi soggetti, che in definitiva fanno il loro lavoro, ma lo fanno giocando con la politica fino a inquinarla e senza fare alle volte né il proprio interesse né quello della politica, perché poi le imprese sane, che io mi auguro esistano, sono in una difficoltà estrema, perché sopportano la concorrenza sleale invece di quelle imprese che accedono a questi grandi sistemi dentro le decisioni legislative e che quindi si fanno fare le norme su misura per le loro esigenze organizzative, di brevetto, di abilitazione. Sono infiniti i meccanismi attraverso i quali si può far fuori un concorrente richiedendo un requisito che tu sai che il tuo concorrente non possiede, e quindi lo fai introdurre anche ragionevolmente qualche volta dentro una procedura legislativa. E per evitare questo, ed è questa la proposta che io avevo fatto alla direzione del Partito Democratico, occorre che su queste materie ci siano procedure di partecipazione, cioè noi dobbiamo approvare una norma, una legge che consenta la partecipazione dei cittadini alle procedure legislative più complesse, perché ci siamo accorti che noi non possiamo pretendere che la democrazia rappresentativa, parlo dei deputati, abbiano competenze tali da sostituire quelle che noi stiamo mettendo in campo in queste settimane, in queste ore. La cosa più straordinaria del movimento NoTrIV e delle altre organizzazioni che si occupano della tutela dell'ambiente è la competenza che questi gruppi mettono in campo. Una competenza che, oltre che abbattere il mio ego, perché mi sono accorto che nonostante tutta l'esperienza, lauree, parliamoci chiaro, non esiste nessuna persona al mondo che da sola abbia la competenza sufficiente per conoscere tutti i dettagli di meccanismi immensamente complessi, confrontandoli con la realtà. E il legislatore oggi non può sbagliare una mossa, perché sbagliare una mossa può essere un trucco, può anche essere un errore. Togliamo il termine, perché così viene propagandata la cosa, torniamo il termine dalle trivellazioni in modo tale che possiamo sfruttare fino in fondo. Così l'ha capita il Presidente del Consiglio. Quando gli ho detto perché non è così, perché anche prima si potevano sfruttare fino in fondo, solo che in vista della proroga c'era un rapporto triangolare tra regioni, governo e petroliere per stabilire se andare fino in fondo era utile, era conveniente o era rischioso, e tutto questo era in vista della proroga, cioè responsabilizzava molto. Adesso questi controlli, che peraltro
abbiamo capito non sono molto ben definiti. Questi controlli sono così ipotetici, perché in teoria se io non ho i soldi, non ho messo da parte i soldi per la fine vita del pozzo, posso cominciare ad estrarre sempre più lentamente, lasciando il pozzo, sempre più lentamente. D'altra parte le royalty, se ho capito bene, anche con questa cosa io non la conoscevo, le royalty a fronte di un fatturato miliardario sono ridicole, e tolte le royalty, per noi comprare il petrolio che viene estratto in Kazakistan o quello che è estratto in Italia non fa nessuna differenza, cioè sembra che questo petrolio sia la nazionale di calcio, non è così. Nel momento in cui il petroliere ci ha pagato le royalty, che sono, ripeto, secondo me misere per il rischio che corriamo, ma è vero che ammontano a 400 milioni l'anno? 340. Allora noi per 340 milioni, che è la metà del bilancio della città di Bari, corriamo un rischio enorme, che anche un piccolo incidente, non un incidente rilevante, costerà sicuramente di più di quello che prendiamo in un anno di queste royalty. Per il resto la nazionalità del petrolio è irrilevante, anzi io che non sono, diciamo, tendo a evitare di trasformare qualunque mio convincimento in una religione, perché considero sempre rischioso l'assolutismo delle idee, ma se proprio il petrolio è una materia strategica, visto che costa così poco sul mercato, quello che abbiamo teniamocelo custodito come riserva strategica, per ora che costa poco lo compriamo da qualche altra parte e poi decidiamo cosa fare, perché non voglio dare l'impressione di essere un presidente di regione, perché così mi vogliono far passare, per uno che improvvisamente è stato fulminato sulla strada di Damasco a 56 anni, io sono una persona ragionevole, certo, sono il sindaco che in questa città di fronte ad un illecito edilizio mostruoso che voi vi state godendo questa città, ma vi garantisco che fino a pochi anni fa ogni volta che si guardava quel mostro sul lungomare era una roba da insopportabile. È stata una battaglia giudiziaria molto complicata e con un dolore enorme, perché abbattere l'opera dell'uomo è un dolore, non è una festa. Abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo demolito quell'immobile. È stata ovviamente anche quella una battaglia rischiosissima dal punto di vista del personale e dal punto di vista politico, ma è stata una battaglia di una città. E quando tu hai, ecco, questa è la notazione politica, quando tu hai la possibilità di avere vicino e al tuo fianco questo cervello collettivo, certo difficile da gestire, perché è un cervello complicato da gestire, però quando tu ce l'hai, quando tu puoi creare un rapporto di fiducia con la parte migliore di questo paese e puoi farti guidare nelle cose che non conosci, negli atti di governo, e quando puoi neutralizzare attraverso la partecipazione popolare le tante lobby, ripeto, e distinguerle e farti aiutare a capire, perché ci sono moltissime cose che ancora io non ho capito e che probabilmente capiremo insieme andando avanti, strutturando questo meccanismo di governo dove la democrazia rappresentativa si interroga con la democrazia partecipata, anche rispettando termini stringenti, perché dove sta scritto che la democrazia partecipata è defaticante? Io penso che siano più defaticanti le lobby quando litigano tra di loro dentro le partite per la realizzazione delle grandi opere pubbliche, perché quando un'opera pubblica è necessaria e viene considerata necessaria da tutti, dopodiché quell'opera si fa, ha un costo ambientale, perché ogni opera pubblica ha un costo ambientale, anche asfaltare una strada alle volte ha un costo ambientale, ci sono tante strade che io preferirei non asfaltare perché per una serie infinita di ragioni che non sto qui a riepilogare, ma se si decide che quella strada